Buongiorno, benvenuti dalla rassegna stampa di sabato 3 agosto 2019. Regione stop al piano caccia. Eccolo qua il titolo d'apertura di Davide Vecchi sul Corriere dell'Umbria. Gli uffici dicono no all'approvazione in consiglio senza l'ok, niente preapertura di settembre. Poi qua sotto Super Enalotto, tutti sognano 200 milioni, ci credo. Poi traffico, weekend Avollino Nero. Domani scioperano i casellanti, UbiBanca cresce nel centro Italia, dati positivi in Umbria, Toscana e Lazio, centro pagina, automobilisti indisciplinati, il comune incassa 6 milioni. Terni, il resoconto fornito dall'amministrazione che registra il 25% in più delle sanzioni in un anno, ma la polizia locale resta senza il comandante. Chiesa gremita per dare l'addio a David, l'incidente, ricorderete la morte. Poli e Fornasier per il grifo di Oddo. Ternana giallo, Gallo avverte davanti, serve qualcosa. Calcio ancora Gubbio, il morale alto dopo il Memorial Mancini. Qui c'è Pluto che scopre il deposito di armi, Foligno, Carabinieri, il carabiniere Pluto. 8.000 avvisi per la Tari, Perugia e Città di Castello perseguita la ex, arrestato un 53enne. Andiamo a prenderci la Nazione, eccola qua, l'emergenza mette la Nazione, ragazzi fuori, sono dei ragazzi con delle bottiglie in mano, adesso quanto sia una foto d'archivio, quanto in realtà reale, non lo sappiamo. Comunque la fotografia in realtà richiama alla mente quello che potrebbe essere un problema di degrado e deriva giovanile. Lavoro, la regione cerca ossigeno, povertà in aumento gli industriali, ecco la via d'uscita. Subito sotto la testata Rivotorto, la Proloco può finalmente tornarla e terremotati cosa? La casetta in legno per Amatrice, ci sono voluti ben 3 anni di burocrazia. Masciano, coppia prenota le vacanze, truffa via internet, offese e aggressioni contro la ex arrestato lo stalker, Città di Castello. E qui in basso, taglio basso, a sinistra il Pinturicchio, ritrovato torna a casa, lo porterà il ministro Bonisoli. L'opera fu trafugata 29 anni fa. Questa è una bellissima notizia per l'arte. Poi c'è il Borgo Digitale, questa è la rubrica del mattino, la buona notizia di Pierpaolo Ciuffi. Dentro i giornali con Perugia del Corriere dell'Umbria in arrivo 8.000 avvisi di Tari. Gli accertamenti sul 2017 permetteranno di recuperare 3 milioni e mezzo di euro. Per i morosi c'è anche una sanzione. E poi in centro 75 nuovi cestini per la raccolta differenziata. Taglio del nastro invece nell'area di Piazza 4 Novembre. Il sindaco visita gli impianti di Ponte Rio, gestione dei rifiuti. Eccola qua una fotografia. Cambiamo città e cambiamo pagina, ma sempre il Corriere dell'Umbria picchia, minaccia i genitori con il coltello. Giorgio Palenga che scrive: in manette un 44enne ternano, autore di una lunga serie di atti vessatori per avere soldi con cui comprare la droga. Asfalto da rifare lunedì in via i lavori. Anticipata l'apertura del cantiere per terminare le operazioni prima dell'inizio delle scuole. Stupro nel parcheggio, il 18enne accusato chiede la scarcerazione. Vedrete questa foto, una delle tante immagini che diffondemmo il giorno della conferenza stampa, dove c'è anche il procuratore capo Liguori, ma anche il colonnello. È stata fissata per il 6 agosto l'udienza in cui il tribunale del riesame valuterà la richiesta di rimettere in libertà Rami Hakim. Avanti, torniamo adesso su Perugia, o comunque sia, ci facciamo carico di dare l'emergenza. Primo piano Perugia, la nazione, spacciano soprattutto gli extracomunitari, dati preoccupanti, una fotografia. Poi la movida al setaccio, invece questo al lago, Città della Pieve, controlli a raffica tra stupefacenti e telefonini alla guida ubriachi. Poi soldi per la cocaina, botta ai genitori, arrestato un uomo di 44 anni di Terni, finisce in cella. Terni, sempre con la Nazione, alta velocità, in 1700 firmano la petizione chiesta Trenitalia una doppia fermata per il Frecciarossa allo scalo ferroviario di Orte. Stupro, udienza fissata al 6 di agosto, poi comincia il Calvi Festival, Ricky, Bonavita e Maria Rosaria omaggio. L'ultimo abbraccio a Davide Leonardi, ecco qua questo giovane, tragedia dopo la festa a Montecastrilli. Il ricordo di Sergio Cetti, cioè Secci, scusate, ieri è l'anniversario della strage di Bologna. Eccolo qua, giovane ternano ucciso a Bologna. Discarica abusiva bonificata, Piedimonte respira, i volontari, il gruppo Mi Rifiuto rimuove anche vasche di Eternit, pericolosissimo Eternit. Il Sole 24 Ore, eccolo qua, l'apertura è guerra dei dazi, venerdì nero in borsa, corsa al Vanterbund tedesco. Progetto Italia, nozze, Salini, Astaldi, nasce il campione delle costruzioni. Roma ex fiera, occasione di rilancio.
tornando un attimo indietro, il polo che sta nascendo sulle costruzioni, cioè sull'edilizia, diciamo che potrebbe essere considerato il terzo polo al mondo dopo Francia e Spagna. Pagelle fiscali stretta dell'Agenzia sui limiti alle compensazioni IVA. Avanti con Avvenire, cioè Avvenire, eccolo qui. L'onere delle armi, invece che l'onore delle armi, ma tutta un'altra storia. La cancellazione del patto Reagan-Gorbaciov che segnò la fine della guerra fredda. USA fuori dal trattato sui missili nucleari a medio raggio. Rischio proliferazione, accuse incrociate con la Russia che offre una moratoria ma insieme minaccia. Poi la mia violenza, violenze non ci sono. Ma non ci hanno sconfitti il Daesh, Yazidi, 5 anni dopo le ferite da rimarginare, rifugiati il patto di VDL e dei tre ministri candidati, dal presidente della commissione in una intesa sui migranti, la von der Leyen. Poi avanti ancora, e gli Stati Uniti ci venderanno più carne senza ormoni. Senza intese né fiducia, Vittorio Paris nell'editoriale del Mattino. Scendiamo, la Alan Kurdi porta il bimbo ferito a Malta, poi troppa droga ha portato dei ragazzi, assunta proprio ora che sono incinta, dice la storia di Francesca. John Berger e la libertà di guardare il mondo, personaggi, idee, la creazione tra scienza e fede, musica, le ballate per la vita di Vinicio Capossela. Andiamo adesso a prenderci il Fatto Quotidiano, eccolo qua, guardiamo il titolo, il TAV costa 3 miliardi di più, Salvini li leverà dalla flat tax, una domanda poi sorpresa, il CIPE non ha mai provato il piano light di Del Rio. Qui sotto così si rioccultò le tracce dei soldi da San Marino. L'occhiello della pagina, Brianza, una bimba di 10 anni a pronto soccorso per dipendenza da cocaina o psicofarmaci. Questa è una cosa terribile, terribile. Ieri, quando è arrivata la notizia, ha troncato le gambe. Ma notoriamente il problema dell'Italia è la cannabis light. Infatti, la comica finale, Marco Travaglio. Poi l'accogliente Europa si prende solo il 5% degli sbarcati in Italia. La faccia, migranti, effetto Dublino. Nel nostro paese previsti quasi 200.000 richiedenti asilo. Poi la strana amicizia a tavola e in moto fra il PG, Salvi e Lotti, poi il procuratore generale. Poi Silvia poteva essere liberata subito, giallo sui Rangers nel Covo, sequestro romano. E qui la von der Leyen, Unione Europea, grazie alla Lega l'Italia perde il dicastero della concorrenza. Ecco qua, il pasticciaccio brutto dell'eurocommissario, la mussensa idee di politici e intellettuali della sinistra. Sorbillo qui finisce a pizze, guerra ai familiari per il marchio, poi al il cenacolo, il viaggio in Italia di Taiwan a botte di luoghi comuni, a botte di luoghi comuni, alberi e vigneti, altro che UNESCO, abbattono i boschi per farci il prosecco. La cattiveria, Salvini, una zingaraccia, ha detto che dovrei avere un proiettile in qualità di pistola, mamma mia. Resa della Crawl, il disco si è rotto, i cantanti fanno soltanto concerti. Beh sì, questo insomma è una realtà ormai con l'avvento del digitale, con l'avvento soprattutto di internet, la possibilità di scaricare tutto ciò che uno vuole. Silvio stritolato da Matteo, questo è libero, Lega al 39%, Forza Italia in dissoluzione, il Cavaliere promette rivoluzioni da 25 anni e non le porta avanti, Salvini invece non fa proclami, agisce, Berlusconi cambia il partito per recuperare voti, ma così ne perde ancora, gli elettori non capiscono. E dice Gaetano Quagliariello, senatore di Idea, sono contrario al suicidio assistito, la dolce morte. Qui a centropagina, questa ragazza arbitrerà i campioni del calcio europeo, la Supercoppa Liverpool-Chelsea. Stephanie Frappart, 35 anni, è francese, ha già arbitrato sia i mondiali femminili che nella Serie A transalpine. Beh, vabbè, mi pare una bella notizia, no? Ecco la Porsche di Hitler, vale almeno 20 milioni, all'asta il gioiello nazista. Guardate com'era.
credo molto avveniristica per quei tempi, no? O reclamiamo il diritto di chiamarli zingari, le parole sono sacre, Vittorio Feltri, sì, cioè, voi sapete che c'è la carta di Roma, se non lo sapete ve lo dico io, per noi giornalisti, per cui. Da noi le mamme più vecchie dell'Unione Europea, record di donne che partoriscono tra i 40 e i 50 anni, azzurra barbuto, poi ancora, perché le zanzare pungono te e non lui, dice, prediligono chi è caldo e ha il gruppo sanguigno zero, Melania Rizzioli, svelato? No, si sapeva già. Buona TV a tutti, solo in onda parla di politica, solo in onda parla di politica, gli altri in ferie, solo in onda, ok? Programma ovviamente. Il tempo di Bekis, subito Osho, guardiamo, non mi piace come mi è venuta sta petizione, a me mi sta a venire da paura. Il PD fa due raccolte firme contro Salvini, sai che raccolgono? I PM indagano sui soccorsi a Rega, poi i carabinieri, il carabiniere ucciso, tra l'aggressione e il trasporto al Santo Spirito passarono 23 minuti, gli inquirenti vogliono fare chiarezza, la morte per dissanguamento si poteva evitare? Questo sarebbe molto grave. Basta con i litigi, il Cavaliere prova a sedare la rivolta, la tensione resta alle stelle, caos Forza Italia, ma ormai mi pare tanto che siamo al canto del cigno, se di cigno si può parlare. A una scuola di Roma su 5 manca il preside, complimenti, vacanti oltre 100 posti da dirigente, ecco l'elenco di tutti gli istituti e nel resto del Lazio non va meglio. Nel piano rifiuti regionale una discarica della capitale, un nuovo scontro comune pisana e poi raggi senza protezione civile, dimissioni in Campidoglio. Guardiamo ancora qui sulla colonna di destra, Toti è incomprensibile, alle primarie se ne va il neo coordinatore Giacomoni, poi prove di coalizione a destra, i sovranisti se la ridono e ora vedono il sorpasso, questa è l'intera pagina del Tempo di Franco Bekis, prendiamo la Nazione di Firenze, eccola qui, comanda lei, c'è scritto Stephanie Frappart, francese, 35 anni, sarà la prima donna ad arbitrare una finale di Supercoppa maschile, brava, complimenti. Mi pare una bella notizia, lo ripeto. Andiamo sopra, bimba drogata e pusher ragazzini, che schifo. Lei ha 10 anni, povera creatura. Loro tra i 13 e i 15, il caso arriva in Parlamento, facciamo qualcosa, i centri storici perdono i pezzi, colpa di smog e meteo pazzo. Intervista a Cristina Acidini dopo i crolli a Firenze e Siena, ma crolli un po' capitano ovunque in tutta Italia. Bruno Vespa col corsivo, tempo scaduto, una svolta o elezioni, ha ragione. Corsa agli armamenti, missili nucleari, Trump straccia il trattato con i russi. Vedremo come andrà a finire questa storia di Trump. Duello USA-Cina, la guerra dei dazi affonda le borse di tutto il mondo. Super Enalotto, italiani impazziti a caccia del sogno da 200 milioni. Autostrade, esodo da incubo con lo sciopero dei casellanti. Poi ancora c'è Roberto Gervaso, l'umiltà nasconde la superbia. Ah sì, dopo Baglioni Sanremo punta tutto su Amadeus. Vedremo come sarà. E allora noi ci prendiamo il Corriere della Sera di Milano, ecco qui questa morta a 22 anni per un overdose, la storia, guardatela. Oh mio Dio. La maledizione di Kennedy, addio a Soris, nipote di Bob Kennedy, eccolo qui, vedete, è morta a 22 anni, sembra, per overdose, guardate che bellissima ragazza, mamma mia. Di Maio, stanco di litigare, dice, il voto pensiamo solo a governare, sulla TAV è la Lega, che cambia idea. L'intervista parla il vice premier del Movimento 5 Stelle, incontro Conte von der Leyen, oramai ribattezzata VDL, su commissario e Unione Europea Migranti. Sopra il personaggio Ferragni e il film sulla sua vita, l'80% di me è sullo schermo, solo così ho capito chi sono. Sì, vabbè. La luna di Oriana è libero gratis, ridicola le collane del Corriere, Oriana Fallaci, la grande Oriana Fallaci. Le parole, la misura perduta, Giuseppe De Rita, politica e linguaggio. Andiamo a vedere ancora qui al centro, taglio medio centrale, la guerra dei dazi USA-Cina fonda i mercati europei, lo scontro Trump annuncia venderemo più carne nell'Unione Europea, storia e miti delle stanze dove viviamo, il supplemento, scendiamo ancora, taglio medio, nasce progetto Italia colosso delle costruzioni, eccola qua, patto tra cassa, depositi e prestiti e Salini, ancora qui, eccola. L'arbitra, Supercoppa, l'arbitro sarà Stefani, stavolta svolta nell'Unione, nell'UEFA, chiedo scusa, la francese Frappard diventa la prima donna a dirigere una finale, bocca al lupo, Bologna, la strage, via le zone d'ombra, Mattarella il 2 agosto di Beppe Persichella e la pagina intera del Corriere della Sera è questa, quindi noi andiamo a prendere il dubbio, eccolo qua il dubbio,
Guardiamo Salvini più coraggio sui conti. Di Maio vuole solo le poltrone, scontro in maggioranza sulla flat tax, i 5 Stelle fuori, le coperture. Cioè, veramente questo se, sembra che siano. Sapete quelle coppie, no? Marito e moglie che non vanno d'accordo ma non si decidono a separarsi e sono separati in casa. E non combiniamo niente. Eccola qui la von der Leyen di Maio tesa, la mano tesa di von der Leyen, nuovo patto sui migranti, questo è il dubbio, d'accordo? Poi Davide Vari scrive il governo a petto nudo. Il corsivo, ecco qua che ha aperto una volta. Il reportage nel cuore nero di Ebola, pericolosissimo virus. Antonella Napoli dalla Ruanda, alle pagine 8 e 9. Se volete, poi intervista al deputato di Ivan Scalfarotto, PD Ivan Scalfarotto. Io in carcere a difesa dello Stato di diritto, basta inseguire la Lega. Lui dice: a Dakar amano Dante, a Roma glielo impediamo. Punto di domanda. Ius Solis, scusa. Avanti, ancora sopra c'è un'altra notizia. Morrone lega sulla giustizia l'intesa possibile, la prescrizione resta legata alla riforma. Voi sapete che sulla questione penale si sono un po' arenati. Guardiamo se sono arrivati altri giornali. No, niente giornali, quindi non mi resta altro che augurarvi buona giornata, buon sabato. Appuntamento che si ripete ogni mattina con Umbria Journal TV e Rete Sole. Non vi da ora vi lascio in compagnia invece con Veronica Orsida del Centro Meteo Italiano, ci dirà che tempo farà in queste ore. Ciao. Salve amici del Centro Meteo Italiano. Instabilità di stampo pomeridiano nel weekend con qualche pioggia. Vediamo allora nel dettaglio le previsioni per sabato 3 agosto. Al mattino sole prevalente, salvo residue piogge sulle coste adriatiche, dalla Romagna al Gargano. Tempo generalmente asciutto e soleggiato al pomeriggio, salvo qualche acquazzone o temporale sulle Alpi orientali e sull'Appennino centro-meridionale. Residui fenomeni in serata, soprattutto tra Veneto e Friuli, mentre in nottata il tempo torna ad essere stabile, da nord a sud, con cieli sereni o poco nuvolosi. Concludendo con le temperature, le minime tenderanno a diminuire, specie al centro-nord, massime invece in calo, soprattutto al sud e sull'Adriatico. Tutte le previsioni dettagliate per le vostre località le trovate, come sempre, sul nostro sito, oppure sulla nostra app Meteo. Un saluto da parte del Centro Medio Italiano.